oggi pomeriggio, cioè adesso, la crisi di Pietro, San Pietro Apostolo. Allora, vediamo un po' che cosa succede nell'Apostolo Pietro e ci accorgeremo che quello che succede a Pietro è un po' quello che succede o può succedere o deve succedere anche a tutti noi. Pietro è un apostolo. Adesso leggiamo il passo Marco 8, 31, 33. Scusate, gli occhiali li ho comprati al supermercato perché se non ci vedo. Cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire e dopo essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi e poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente, allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Marco 8, 31, 33. Pietro, che ha iniziato a seguire Gesù, ha strombattuto, ricordatevi, no? Come tutti noi abbiamo iniziato a seguire Gesù con grande entusiasmo. Va tutto bene, fa i miracoli, Gesù fa i miracoli, chiama le folle, ecco il Messia è arrivato. Pietro si sente un galletto ringallucito, appunto perché a Gesù addirittura gli ha detto che lui è il capo degli apostoli, quindi di questi dodici è il capo, e nonostante faccia professione di umiltà, gli fa piacere a essere stato nominato capo degli apostoli. Un bel giorno, appunto, arriva la sorpresa. Gesù dice una cosa che Pietro non capisce, e dice il testo, si mise a rimproverarlo. Pietro rimprovera nostro Signore. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo e gli fa la lezioncina. Gli dice: no, questo non dovevi dirlo, finora tutto bene. Adesso è che parli di che vieni crocifisso e che vieni consegnato nelle mani dei giudei. Addirittura nel Vangelo di Matteo, nel passo sinottico, Pietro dice: Dio te ne scampi. Cioè, Pietro dice a Gesù in nome di Dio, siamo davanti a Dio, Gesù Cristo, e Pietro gli dice: Dio te ne scampi. In nome di Dio. Addirittura, questo non ti accadrà mai in nome di Dio. Io parlo a Dio in nome di Dio, come se io sapessi meglio di Lui quello che Lui deve fare. E perché Dio te ne scampi? Ma perché ci sono io, c'è Pietro. Sono io che ti difendo. Signore, non aver paura, hai detto che ti prenderanno, sono io qua. Non credi che io possa difenderti? Che cos'è che non accetta Pietro? La croce. Gesù cominciò a dire che sarebbe stato preso dai sommi sacerdoti e poi essere ucciso. Quello che Pietro non accetta chiaramente è la croce di Cristo. Va in crisi su questa profezia, su questo annuncio. Sulla croce di Cristo. Fino a quel momento Pietro si era sentito dire: tu sarai pescatore di uomini, quindi essere pescatore di uomini è una cosa positiva, segno di successo. E Gesù gliel'ha detto, quindi Pietro ci crede. Gesù promette a Pietro il successo, tu sarai pescatore di uomini, promette cose buone che solleticano anche la vanità. Quando Gesù parla di croce, rovina tutto. No, rovina l'idea che Pietro si è già costruito, la rovina. E Gesù gli dice: vai via Satana. Cioè, chi non accetta la croce è un Satana, addirittura. Quindi non dice: Pietro, stai zitto, qui comando io. Quello che ho detto si avvererà. In un altro frangente, vi ricordate, c'è un altro episodio in cui Pietro non capisce, ma Gesù
non gli fa un rimprovero così aspro, gli dice: quello che faccio ora non lo capisci adesso, lo capirai più tardi. Dove avviene questo? Nella lavanda dei piedi. Pietro non capisce perché Gesù gli deve lavare i piedi, ma Gesù non gli dice: stai zitto Satana, no, basta, ce gliel'ha già detto una volta. Gli dice, quello lo rimprovera dolcemente, gli dice: lascia fare Pietro, quello che faccio adesso non lo capisci, lo capirai più tardi, perché si tratta di un spirito di servizio che Pietro non intende. Ma qui addirittura Gesù annuncia la croce come verità ultima del suo destino come salvatore. Pietro dice: no, non mi laverai mai i piedi in eterno, perché la reazione di Pietro è uguale. Ma qui addirittura Gesù gli dà del Satana, là invece gli dice: no, lo capirai più tardi. Cosa vuol dire? Mettersi contro la croce, o meglio, non accettare la croce. Chi non accetta la croce è un Satana. Chi ci lusinga di non accettare la croce è un tentatore. Se io sono in crisi e mi dicono non accettare la croce, se io vado nella zona della croce e io vado in crisi e dico: no, Gesù, ma perché mi succede questo? E arriva uno e mi dice: no, non accettare la croce, vai a divertirti, vai con un'altra donna, vai, che ne so, ruba il lavoro a un altro. Cioè, mi vuole togliere da quest'area, è un Satana, va bene? È un tentatore. Attenzione che non lo siamo noi nei confronti di altri, Adesso non dico dare suggerimenti così grossolani, ma la croce è l'ora della salvezza in cui il Signore ci porta tutti quanti, perché tutti quanti dovevano essere salvati. Pietro non capisce. E da quel momento cerca di rifarsi l'immagine. È stupendo Pietro, perché si prende questo rimprovero terribile, ma non capisce neanche il rimprovero. Tant'è che quando poi arriva la croce, non c'è, Pietro è scappato via. Anche lui l'ha rinnegato come tutti gli altri, lo rinnega davanti alla serva del sommo sacerdote, cioè fa peggio di tutti gli altri, almeno gli altri scappano e basta. Lui non solo scappa, ma lo rinnega davanti a una serva del sommo sacerdote. Quindi non capisce la croce, si prende del Satana, ma non capisce neanche il riprovero, vedete, si intestardisce. E dice: questo è un episodio che non capisco, ma lo mettiamo tra parentesi. Gesù inevitabilmente si è sbagliato. E invece Gesù ama le parole forti, dice le parole forti per risvegliare la nostra attenzione a questo mistero. Ricordate, dice un'altra parola forte, sempre nei confronti della croce, non dice Satana, ma dice un'altra parola ai due discepoli di Emmaus. Stolti e tardi di cuore nel capire le parole dei profeti, non bisognava che il Cristo patisse, vedete? Gesù usa parole forti per chi non vuole entrare in questo mistero. Bisognava che il Cristo patisse, non avete mai letto le scritture, dovete accettarlo, piaccia o non piaccia, è così. In fondo, guardate, tutta la battaglia di Gesù con i discepoli è stata qua, nel far capire che bisognava passare nella croce. Non lo volevano accettare, non lo volevano capire, volevano tutti andare in paradiso in carrozza oppure vivere la vita messianica con lui. Giacomo e Giovanni, prima di salire a Gerusalemme, quindi quando erano stati insieme con lui 3 anni di predicazione, avevano visto Pietro, sentito che Gesù aveva detto: vai via Satana, eccetera, stanno per entrare in Gerusalemme, vanno davanti a lui e dicono: concedici di sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Niente. E non lo capiscono. C'è uno strano annebbiamento da parte dei discepoli sul mistero della croce. Non lo accettano con la mente, capite? Non dico col cuore, non lo accettano con la mente, non può essere così. Quindi Gesù usa parole forti quando non viene capito, non viene accettato, non viene capito, non viene accettato il mistero della croce. Questo per dire che è una via nella quale dobbiamo passare tutti quanti. Pietro, allora vi dicevo, da quel momento che si è preso del Satana, cerca di rifarsi l'immagine: ti farò vedere io se sono Satana o no. E quando Gesù, la volta successiva, dice: tutti sarete scandalizzati,
e il pastore sarà percosso e le pecore saranno disperse e tutti voi rimarrete scandalizzati, il buon Pietro, anziché star zitto e ricordandosi del Satana, che cosa dice? Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Vedete? Faccio vedere io se sono Satana o no. Io non sarò scandalizzato. Vedete l'uso dell'io? Esempio lì. Io non sarò scandalizzato. Ti farò vedere io se sono Satana o no. E Gesù per tutta risposta si volta e gli dice proprio tu. Bellissimo questo. Proprio tu. Matteo 14, 26. Proprio tu. Sono nell'ultima cena. Dopo che Pietro ha detto, io non mi scandalizzerò, proprio tu, prima che il gallo canti, due volte mi rinnegherai tre volte. Ascoltiamo un po' questo passo del gallo, perché è interessante. Marco 14, 26, 31, comunque ve l'ho già detto, Marco 14, 26, 31, il passo dell'annuncio del tradimento di Pietro. Pietro allora gli disse, anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse, in verità ti dico, proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli con grande insistenza diceva, sempre Pietro, se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Insiste Pietro, per dire il mio progetto è più del tuo, caro Gesù, l'idea mia è talmente forte che ti proteggerà, non solo non ti avverrà mai, ma io non mi scandalizzerò. Nella liturgia o negli usi del Tempio, il sommo sacerdote, perché avete mai pensato a questo fatto del gallo, cosa vuol dire il gallo due volte, il gallo tre volte? C'era una prassi che al primo canto del gallo il sommo sacerdote si alzava a casa sua, primo canto del gallo. Poi andava al Tempio e al secondo canto del gallo, dopo un po', il gallo cantava un'altra volta, c'era la prima offerta. E la prima offerta era l'offerta del sacrificio. Sacrificio, non so, forse appunto sacrificavano un agnello, non lo so, sacrificavano l'animale da offrire a Dio come atto del giorno. Si faceva la mattina prestissimo, lo faceva il sommo sacerdote. Forse Gesù usa questo esempio, o meglio, annuncia questo fatto del gallo per dire: quando il gallo canterà la seconda volta, mentre il sacerdote all'udire il secondo canto offre il sacrificio, tu offrirai il sacrificio di me stesso. Cioè tu sarai sommo sacerdote, ma in questo caso c'è una notazione completamente negativa. Il futuro vero Papa, sommo sacerdote Cristo, offrirà, mentre il sommo sacerdote offre il sacrificio dell'Antico Testamento, Pietro sull'altare del proprio io offre proprio, mentre rinnega Gesù e dice non lo conosco, offre se stesso. Terribile questo annuncio di Cristo, perché è quasi, viene da dire ironico, se non fosse il contesto assolutamente drammatico, ironico perché è drammatico. Marco 14, 66, 67, andiamo a vedere finalmente lo scoppio della crisi dell'Apostolo Pietro, perché Pietro in questa maniera è ancora troppo sicuro di sé, vedete? Vogliamo fare l'esempio con noi. L'idea che noi abbiamo del Cristo, della nostra adesione a Lui, del nostro essere in Lui, della nostra vita in Lui, va avanti, 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 e qui ci deve essere un momento in cui il Signore gli fa accettare la croce, gli fa accettare appunto il superamento della sua crisi, ed è il rinnegamento. Andiamo a leggerlo.
Mentre Pietro era nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote, e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse, «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò, «Non so e non capisco quello che vuoi dire». Quindi uscì di nuovo, il gallo cantò, prima offerta, si sveglia il sommo sacerdote. La serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti, «Costui è di quelli», ma egli negò. Intanto il sommo sacerdote va al Tempio. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro, «Tu sei certo di quelli perché sei Galileo?» Ma egli cominciò a giurare, imprecare, «Non conosco quell'uomo che voi dite». Per la seconda volta il gallo cantò, offerta del sommo sacerdote. Allora Pietro si ricordò delle parole che Gesù gli aveva detto, «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte». E scoppiò in pianto. Vediamo le tre parole che Pietro usa per rinnegare il Signore. La prima, tu eri con il Nazareno, gli dice la serva del sommo sacerdote. Pietro risponde, non capisco e non so quello che vuoi dire. Non capisco e non so cosa vuol dire essere con Gesù il Nazareno. Non so cosa vuol dire essere con Gesù. Pietro comincia a dipingere se stesso. Senza saperlo, Pietro dice finalmente, dopo tre anni, quello che ha fatto. Non so quello che stai dicendo. Non so cosa vuol dire essere con il Nazareno. Capite? Tu eri con il Nazareno, non capisco cosa vuoi dire. Cioè, non capisco cosa vuol dire essere con il Nazareno. Perfetto. Ha dipinto in una parola il suo discepolato, non ho mai capito niente. Non ho mai capito niente. È stato tre anni con Gesù e non l'ha ancora capito. Attenzione che non succeda anche a noi. Stare 30 anni con Gesù, 40 anni con Gesù, dalla prima comunione alla morte e non aver mai capito niente. Se non accettiamo il mistero della croce. Capire Gesù vuol dire semplicissimamente accettare il mistero della croce. Abbracciare il mistero della croce, accogliere il mistero della croce e alla fine, ma questo è solo per gli eroi specializzati, amare il mistero della croce. Qui vi diamo la laurea col bacio in fronte e il nostro Signore poi vi accoglie direttamente in paradiso. Accontentiamoci di accettare, va bene? Pietro ancora, dopo tre anni che è stato con Gesù giorno e notte, non l'ha ancora capito. Quindi Pietro rinnega Gesù. Non so cosa vuol dire essere con Gesù. Secondo, versetto 69, costui è di quelli, attenzione, e Pietro gli dice, dove dice qua, costui è di quelli, ma egli negò di nuovo. Adesso sono in gioco quelli, gli amici, gli apostoli, gli altri, di cui egli è il capo, ed egli nega, non sono di quelli. Quindi prima nega Gesù, poi nega gli amici. No, non sono di quelli. Guardate se non è lo schema del peccato di Adamo ed Eva. Si rompe il rapporto uomo-Dio, subito si rompe il rapporto uomo-uomo. Adamo comincia a litigare con Eva, è stato il serpente, è stato Adamo, è stato Tizio, è stato Caio, non è colpa mia, è colpa sua. Perché? Hai disobbedito a Dio. Come si rompe il rapporto con Dio, va a farsi friggere anche il rapporto con l'altro. E per Pietro questa scaletta è inevitabile. Chi nega Dio, nega gli uomini. Direbbe padre Rupnik, un personaggio che ci ha fatto dei corsi di esercizi, nega le relazioni, perché Dio è relazione. Quindi se nego Dio, se nego Dio, nego le relazioni, cioè il mio rapportarmi con voi immediatamente è finito, perché Dio è nelle relazioni, anzi Dio è relazione. Con una parola difficile, Dio è relazione sussistente, Dio in sé è relazione. Se nego Dio, nego tutto, le mie relazioni col prossimo. Ed è questo è vero, senza Dio tutto è nebbia, tutto è frantumato, tutto è disperso, tutto è distrutto. Ed è così. Andiamo a vedere la terza.
Tu sei di quelli, gli dice la serva, perché sei Galileo. Ma egli cominciò a giurare e imprecare: non conosco quell'uomo che voi dite. Qui non viene fatto il nome di Gesù, non dice non conosco Gesù. Questa è la prima negazione, disse tu sei col Nazareno, non conosco quell'uomo, quindi non conosco il Nazareno, non so cosa vuol dire essere col Nazareno. Qui dice non conosco quell'uomo che voi dite. Qui forse è un po' una forzatura letteraria, forse è un po', se volete, un gioco di parole, però si può anche intendere, certamente Pietro non intendeva quello, ma lo intendo io, quell'uomo che voi dite è Pietro stesso, perché non parla di Gesù, non dice non conosco Gesù, non conosco quell'uomo che voi dite. Tu sei certo di quelli perché sei Galileo. Ma egli cominciò a giurare e disse non conosco quell'uomo che voi dite. Cioè pensando di negare Gesù, alla fine Pietro nega anche se stesso. Nega se stesso, non conosco. Ripeto, è una lettura un po' tirata per il collo, ma possiamo farla. Non mi conosco. Non conosco quell'uomo che voi dite che sta insieme ai Nazareni, che sta insieme agli Apostoli, che sta... Non conosco quell'uomo. Non mi conosco. Cioè nega il suo essere in relazione con gli altri. Non sono in relazione con Gesù, non sono in relazione con gli altri apostoli, con i Galilei, non sono niente, mi nego. Quell'uomo che è in relazione io non lo conosco. Così, senza relazioni compromettenti, riesco, penso, di salvarmi. Rinnega Cristo, rinnega la Chiesa, rinnega se stesso. È dura, questo passaggio. In tre parole Pietro finalmente si posiziona, finalmente svela a se stesso chi è. Ma pensate, quel Pietro che aveva lasciato la moglie aveva lasciato la barca, aveva lasciato tutto, è grande apostolo. Ma anche Milingo, adesso Milingo, adesso, povero Milingo, io dico sempre di lui, ma insomma, tanto per capirci, prendete questo nome, poi il Signore vi dirà, ma ce l'hai un po' troppo con Milingo, prendetelo solo come nome. Anche Milingo aveva lasciato la famiglia, aveva lasciato tutto il suo ambiente, si era fatto prete, aveva seguito Gesù, quindi anche Pietro aveva fatto questo, era partito bene. Ma per 3 anni Pietro, nonostante il continuo addestramento del Cristo, non conosceva né Dio, né gli altri, e neanche se stesso. Che ne dite come crisi? Un bel momento, eh? Se voi domattina vi accorgete di non essere in relazione con Dio, di non conoscere Dio, non conoscere gli altri, non conoscere voi stessi, non rimane che andare al 10° piano di una gatta cielo e buttarsi giù. Questo è l'unica soluzione, è che Pietro non aveva il 10° piano. Pietro rimane lì e scoppiò in pianto, ma meno male, ecco. Meno male che scoppiò in pianto. La differenza tra Pietro e Giuda qual è? Anche Giuda va incontro a questa delusione terribile, anche Giuda parte bene, anche Giuda lascia tutto per seguire Gesù, anche Giuda a un certo punto non accetta la croce, come Pietro. Solo che Pietro, cioè Giuda, vuol far crollare tutto. Giuda dice, crollo io, cadi anche tu. Ho sbagliato io a seguirti, faccio fallire anche te. Cioè non accetta di cadere da solo. La differenza è questa. Vuole rovinare tutto per salvarsi la faccia, per dire, avete visto? Era tutto sbagliato. È come quando uno esce da un convento, non dice mai, erano tutti santi quei frati, ho sbagliato io. Quando uno esce da un convento dice, erano tutti mangioni, beoni, era un disastro, mi trovavo malissimo, non si può vivere in un convento come quello. Così la gente dice, beh, hai ragione, sì, in effetti, sono tutti mangioni e beoni, pieni di vizi, fatto bene a uscire. Così io mi salvo all'opinione pubblica.
Però intanto quello uscito magari aveva una vocazione. Capite? Questo è il ragionamento di Giuda. Vado via io, crolla tutto, lo vende al sommo sacerdote. L'idea del cristianesimo è finita. Finisce. Invece Pietro non dice questo. Pietro, quando la sua idea, Gesù la blocca in continuazione, Pietro continua a portare avanti la sua idea. Non è che voglia far crollare Gesù, vuole far emergere sé. È lo scontro tra la sua idea e quella di Cristo. Ma in fondo sono come due avversari, la mia idea e l'idea di Cristo. E alla fine vince Cristo, perché Pietro ama Gesù. Giuda lo odia, invece. Però Pietro ama molto anche se stesso e deve crollare, quell'io deve crollare. Quando crolla, finalmente nasce Pietro. Pietro nasce dopo il pianto, eh? Pietro ritorna dal mondo, subisce una rinascita, infatti le lacrime sono come un battesimo. Il giorno è adesso, in questo momento, in cui scoppia in pianto. Finalmente Pietro, lì il suo io crolla e dice: hai vinto tu, basta. La mia idea è sbagliata. Si dice, la mia idea era sbagliata, accetto, pianga pure anche tutto il resto della vita, ma vedete, Pietro rimane lì. Capite la differenza adesso tra Pietro e Giuda? Non è mica piccola, eh? Pietro cerca di recuperare la sua idea e si fa bello per riconquistare il terreno perduto. È come colui che si fa la sua penitenza per rifarsi bello. Chi è nel Vangelo che si inventa la penitenza per rifarsi bello davanti agli occhi di Dio? Ah? No, nel Vangelo, per rifarsi bello, dopo che ha sbagliato, si inventa la sua penitenza. Il figlio prodigo, nella parabola del figlio prodigo, quando dice: qua muoio di fame, mangio che i porci, anzi non mangio neanche le fave, le porci, le carrube, le porci. Cosa dice? Mi alzerò, tornerò da mio padre, mi butterò ai suoi piedi e gli dirò, poi si inventa la bella frase: padre, non son degno di essere riammesso. Ma guardate, non c'è una grande virtù in questo, eh? Perché stava morendo di fame. E allora dice: qui io non, devo mangiare qualcosa, non posso morire di fame così. L'unico posto dove si mangia è casa mia, torno, però capite che se torno dopo che ho preso l'eredità e sono andato via, non posso tornare in carrozza, bisogna che mi prepari un po' il rientro. Ma lo facevo anch'io quando ero un ragazzetto, magari combinavo qualcosa e dovevo addolcire un po' la pillola al padre, alla madre, eccetera, e dice: cosa faccio qua? A me una volta mi diedero 7 in condotta, ero in quarta superiore, non mi aspettavo assolutamente che mi dessero 7 in condotta, non me lo meritavo affatto, perché ero buonissimo a scuola, ero pio e di morigerati costumi. Mi trovo un 7 in condotta e dico: adesso come faccio ad andare a casa con la... Perché dovevano fermarlo ai genitori, non so se si deve fermare anche adesso. Però falsa non potevo farla, allora io ho cercato dei grandi scorsi, però non trovavo, dovevo imparare dal figlio prodigo forse, battermi il petto, eccetera. L'unica cosa che riuscì a escogitare è che speriamo che non vedano, che non se ne accorgano. Infatti la misi lì, dissi: firmato, guardate che bei voti che avevo, i primi voti erano bellissimi, no? Invece purtroppo vedo che gli occhi scorrevano verso il fondo, siccome il voto in condotta è l'ultimo, purtroppo mia mamma non le sfuggiva niente e quando vide 7 in condotta, apre il cielo, spalanca di terra. Disse subito a mio padre: vai a parlare con il professore. Mio padre dice: no, non ci vado, vacci tu. Allora, meno male, cominciarono fra di loro: vacci tu, vacci tu, vacci tu, alla fine non ci andò nessuno. Però ecco, io mi ero preparato tutto questo discorso per dire come si fa ad accettare un fatto così grave. Allora, il figlio prodigo si prepara il discorso di rientro. Questo vuol dire, è come si può dire, un principio ateo di penitenza, cioè non c'è Dio, sono io che devo recuperare una mia immagine, capite? Perché ho sbagliato, capisco che ho sbagliato, devo recuperare la mia immagine, me la costruisco io, anziché dire: padre, fai tu, guarda, io non capisco che cosa devo fare, ho sbagliato tutto, riammettimi, ecco, umilmente. Non è umile il figlio proprio, diventa umile
poi con l'abbraccio del padre, che a tutta sorpresa non gli fa neanche dire la parola. Allora, vedete, forse anche nei nostri propositi siamo noi che decidiamo. Sempre io che, anche Pietro, tutto il tempo dopo Satana cerca di rifarsi questa immagine sua, ma è sempre lui, vedete, l'idea di Pietro, che rimane lì fisso con la sua opinione, però per rimanere lì in buona pace cerca di rifarsi look, rifarsi l'immagine. Mi riabiliterò da solo. In questa frase manca il riconoscimento del Padre. È l'autogestione della vita, anche spirituale. È il riprogettarsi da solo, anche con etichette sante. Ecco perché chi vuol fare delle penitenze deve sempre sottoporre a un padre spirituale. Perché la penitenza può essere grandissima, ma può essere un'alimentazione dell'ego, dell'io. Io faccio grandi penitenze, digiuno, mi frusto, eccetera, eccetera, ma alimento il mio io. Capite? Le penitenze devi sottoporle. Sapete quel frate francescano all'epoca di San Francesco che aveva fatto voto di silenzio, come voi qui agli esercizi? Non parlava mai. E si era sparsa la voce che c'era questo frate, un santo frate, veramente, che destava l'ammirazione di tutti quanti, che non parlava mai, ma mai, non diceva neanche una parola, ma ha fatto questo voto, che può sembrare una cosa da poco, ma provateci voi a non parlare mai, un giorno, due giorni, tre giorni, sei mesi, è difficile, sapete, resistere, qualche parola viene da dirlo. E poi tutti andavano appunto da lui, ammirati, a vederlo più che altro, che ascoltarlo, no, perché non parlava. Un giorno gli dicono a San Francesco, guarda, c'è quel frate santo del nostro ordine. San Francesco va da lui e gli dice, tu da quant'è che non ti confessi? E questo gli fa dei cenni a parole, con le mani, perché non parlava. E gli dice che non si confessava dall'epoca in cui aveva iniziato a fare la penitenza, perché fino a prova contraria i peccati bisogna dirli, non puoi fare dei gesti. Bisogna confessare i peccati. E San Francesco, quando questo gli dice, appunto gli fa sti cenni, gli dice, io ti ordino, Satana, esci da costui. Io ti ordino, Satana, esci da costui. Era un indemoniato, il frate. Leggete la vita di San Francesco. Francesco capisce subito che questo era stato preso da un demonio dell'io. Si nutriva della lode di tutti gli altri, frate santo che non parla. Capite? Allora, se volete fare queste penitenze, ditemelo a me, o ditelo ai vostri padri spirituali, quelli che avete. Si sa mai che sia Satana, non vorrei che fosse Satana. Sarebbe molto meglio, invece, che distruggesse il vostro io di fronte alla croce, rimaniamo su vie più normali e più sante, che fare delle grandi penitenze, perché la santità è la morte dell'io, va bene? La santità è la morte dell'io, questo l'ha capito anche la nostra Annanuccio. La morte dell'io. Invece la penitenza spettacolare può essere l'alimentazione dell'ego. La santità è la rinuncia alla propria volontà. Chi veramente ama non afferma la propria veduta davanti a Dio. In questo senso è molto più esemplare la risposta del padre del ragazzo epilettico nel Vangelo di Marco. Quando gli apostoli non riescono a scacciare il demonio di questo ragazzo, Gesù scende dal monte Tabor appena fatta la trasfigurazione e Gesù appunto è davanti a questo padre e questo padre gli implora di guarire il ragazzo e Gesù gli dice, hai fede? Credi che possa fare questo? Quell'uomo gli dice, credo Signore, aiutami nella mia incredulità. Questa è una risposta. Credo, Signore, aiutami nella mia incredulità. Vedete, Gesù sposta l'asse del miracolo. Cioè, cosa vuol dire? Prima c'è la richiesta del miracolo. Ho bisogno, Signore, di guarire questo bambino. E Gesù dice, credi che io possa, cioè credi in me? Sì, sia fatto secondo la tua fede. Così anche il cieco nato. Vi ricordate il cieco nato nel Vangelo di Giovanni? Prima Gesù lo guarisce dalla cecità. E poi gli dice, tu credi nel figlio dell'uomo? E chi è il Signore? È colui che ti sta davanti in questo momento. Cioè, credo in te.
Così deve fare Pietro. No, Pietro invece continua tutta la vita, veramente Pietro è un testone, adesso non vorrei che poi un domani quando vado in paradiso, come che va a cercare Onesiforo, io vado da là e lui mi dice, ma come, tu hai osato darmi del testone laggiù in pubblico, davanti a tutti? Ma sì, però io dico, Pietro, io ho letto il Vangelo e risulta che tu fossi così, perché tutta i 3 anni non fai altro che portare avanti questo tuo io davanti al Signore. Che cosa allora guarisce Pietro? Che cosa converte Pietro? Il gallo? No. Lo sguardo del Cristo. Che non è scritto nel Vangelo di Marco, ma è scritto nel Vangelo di Luca. Capitolo 22, versetto 61. È interessante che nella passione di Cristo secondo il Vangelo di Luca, chi capisce Gesù sono solo 2 persone, oltre la madre ovviamente. Ma mettiamo, la madre è fuori quota, va bene? Non si può dire, è extra. E sono il malfattore e il centurione. Il malfattore è uno senza la legge, il centurione è un pagano. Il malfattore dice, Gesù, accoglimi con te nel tuo regno, prendimi con te quando sarai in paradiso. E il centurione dice, costui era veramente il figlio di Dio, era veramente un uomo giusto. Lo riconosce come Dio, come Cristo. E anche il buon ladrone, non Pietro. Anzi, nel Vangelo di Luca non c'è neanche la madre, non c'è neanche Giovanni sotto la croce, sappiamo che ci sono, ma il Vangelo di Luca mette in evidenza che cosa? Che coloro che capiscono Gesù sono un malfattore e un pagano. Quindi fa fare una figura agli apostoli terribile Luca, che è discepolo di Pietro, quindi non negano la debolezza dei discepoli, non la negano. Ma Marco è discepolo di Pietro, Luca di Paolo, comunque Luca non nega la debolezza di Pietro. Allora, attenzione al verbo, e voltatosi Gesù lo guardò e Pietro scoppiò in pianto. La parola voltatosi, anzi la parola guardò, non ve la dico in greco, ma si traduce letteralmente guardare dentro, quindi viene così, quel versetto molto forte, e voltatosi il Signore guardò dentro Pietro. L'uomo è incapace di volgersi a Dio, non è Pietro che guarda Gesù. Pietro, mentre nega, è ancora lì fisso sul negare, non conosco Dio, non conosco gli altri, non conosco me stesso, e in quel momento Gesù lo guarda, ecco il bello, questo è importantissimo, non è lui che guarda Gesù, no, in quel momento Pietro è troppo preso in questo suo incartamento peccaminoso, nel negare Dio, nel negare tutto, allora questo vuol dire che Gesù, che l'uomo è incapace di volgersi a Dio, e Gesù guarda dentro, cioè Gesù ci guarda quando noi siamo nel peccato, non dobbiamo mostrare il nostro volto bello, quando noi siamo nel peccato Gesù ci guarda. L'uomo è incapace di volgersi a Dio, l'uomo è come impietrito, e qui c'è un gioco di parole, Pietro è impietrito. Allora, quando Gesù dice, tu ti chiami Simone? No, da oggi ti chiamerai Pietro. Meditando su questo passo mi viene da dire, sì? Chiamerai Pietro in ordine alla futura Chiesa, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Ma nei 3 anni di vita pubblica Pietro è il più impietrito di tutti, è il più indurito di tutti, non perché non accetta il Cristo, capiamo, ma accetta troppo ancora se stesso. C'è sempre questo io che va davanti a Gesù, proprio questa pietra, e viene questa pietra frantumata con questo sguardo di Gesù che voltatosi lo guardò dentro. Nell'atto in cui questo rinnega. Il verbo guardare dentro nel Vangelo di Luca c'è solo un'altra volta, c'è questa volta qui e poi c'è in Luca 20:17 nella parabola dei vignaioli omicidi. Ve la leggo. Cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà, manderà a morte quei coltivatori e affiderà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, esclamarono, non sia mai. Allora egli si volse verso di loro, li guardò dentro e disse, non avete mai udito la pietra scartata dai costruttori, eccetera. Cioè Gesù, Luca 20:17, di fronte ai giudei,
dopo che gli ha detto la parabola dei vignaioli omicidi, e dicono il regno di Dio verrà tolto a questi e dato ad altri, e loro dicono no, questo non succederà mai, Gesù si volse verso di loro e li guardò dentro. Bellissimo questo verbo, sono peccatori anche loro, guarda dentro Pietro, e Pietro che lo amava, Gesù amava, e Pietro amava Gesù, in modo sbagliato ma lo amava, invece i giudei non lo amavano, quindi Gesù guarda dentro di loro, questo sguardo penetrante ti rivela chi sei, lo sguardo penetrante ti rivela chi sei, perché è uno sguardo di amore compassionevole, non è uno sguardo duro cattivo. È lo scontro tra la negazione di Cristo e il suo amore misericordioso. È lo sguardo, questa parola secondo me è perfetta, di amore compassionevole, cioè uno sguardo che non giudica, non rimprovera, ma ama, e in quel momento l'uomo diventa libero. Cade la foglia di fico delle varie presunzioni. È uno sguardo assolutamente nuovo, mai visto prima. Chi si trova così davanti a Dio, e in quel momento o accetti il suo amore gratuito o lo rifiuti definitivamente per sempre. Se nel peccato, mentre rinnego Dio, Lui mi guarda dentro con uno sguardo di amore compassionevole, si scioglie tutto. Però io devo accettarlo questo sguardo, devo sottopormi a questo fuoco, devo stare lì. Se sto lì, sono salvo. Se invece mi indurisco, non lo accetto, non voglio essere amato così gratuitamente, sono perduto per sempre. Allora l'uomo, cioè Pietro, che viene guardato così, in un colpo solo conosce Dio e se stesso. Guardate come si riabilita in un colpo solo, conosce Dio e se stesso. Conosce Dio e l'uomo. Questo vuol dire non c'è mai una conoscenza di Dio in sé, nelle religioni, non c'è mai una conoscenza dell'uomo in sé, nelle filosofie. Tu puoi conoscere al tempo stesso Dio e l'uomo, ma solo se ne fai esperienza. L'esperienza di essere amato per nulla nel momento del peccato. Questo mi fa pensare che non può esistere una filosofia senza Dio, cioè salta fuori un qualunque filosofo e dice adesso vi spiego chi è l'uomo, ma se è ateo come fa a spiegare l'uomo se non conosce il costruttore? Chi ce l'ha il brevetto di costruzione dell'uomo? Chi ce l'ha? Dio. Infatti le filosofie atee si risolvono tutte con migliaia di morti. Cosa vuol dire questo? Chi vuole spiegare cos'è l'uomo, che si chiami Marx, che si chiami Filippo o che si chiami Giancarlo, a tavolino va a finire in disastri, perché non posso conoscere l'uomo se non parto da Dio, ma è anche vero che non posso conoscere Dio se non vedo quello sguardo di amore compassionevole, perché secondo Aristotele Dio era un motore immobile, ma lo amereste voi un motore immobile? Un motore immobile non mi sembra una gran bella... Aristotele dice adesso vi dico chi è Dio, un motore immobile, ma vi piace? A me no. Ecco perché il padre Bassotti scrive la vera antropologia è la cristologia, che può essere una parola difficile. Antropologia vuol dire lo studio dell'uomo. Se veramente voglio parlare dell'uomo, devo parlare di Cristo. La vera antropologia è la cristologia. E lui era un po' inquieto con lo studio teologico di Firenze, diciamolo, perché hanno fatto tutta una facoltà di antropologia, e lui diceva, ma no, bisogna fare la facoltà di cristologia, parlare di Cristo, io conosco l'uomo, non parto dall'uomo per conoscere Dio. Pietro conosce l'inferno e il paradiso in un colpo solo, inferno e paradiso, dice il padre, l'inferno e il paradiso sono dentro di te. Pietro in quel momento conosce l'inferno in cui è e il paradiso in cui deve essere, in cui Cristo lo riporta gratuitamente, con uno sguardo. Pietro rinasce per questo motivo, perché finalmente conosce Gesù, si sente amato per nulla, non per i suoi meriti, non perché ha fatto qualcosa di buono, non perché ha lasciato la moglie e la barca, anzi, viene amato proprio nel peccato.
Quindi muore la propria presunta identità e nasce quella vera, cioè l'amore di Dio per me. E il pianto è il suo battesimo. Il pianto, le lacrime di Pietro sono il suo battesimo, cioè la sua nascita. Gesù sta morendo per te e lui non l'aveva ancora capito. Pietro deve associarsi al ladrone malfattore e al soldato giustiziere, categorie che prima rigettava. Ecco perché Pietro e non Giacomo, ecco perché Pietro e non Tommaso. Gesù ha fatto apposta per questo, perché Pietro un domani avrebbe dovuto essere il Papa di tutti. Ma siccome Pietro era un po' nazionalista, era un po' molto nazionalista, Pietro non sopportava chi non era giudeo, chi non era della sua razza. Quindi i pagani li chiamava cani, ma come tutti del tempo. I ladroni malfattori erano senza legge e Gesù gli fa lo scherzetto di dire: questi ti hanno superato, mi hanno riconosciuto. E allora Pietro, in un colpo solo, deve associarsi al ladrone e al soldato pagano. E deve sentire che lui è superiore. Sono stato talmente debole nella mia vita che adesso ho pazienza e sopporto il fatto che tu, cristiano, abbia queste debolezze, perché le ho avute anch'io. E nasce la figura del sommo pontefice, del Papa, o del sacerdote, se volete. Io sono ministro di misericordia perché a mia volta ho ottenuto misericordia. E se no sarei un dispensatore di un qualcosa di Dio che mi mette sullo scalino. No, sullo scalino non ci posso andare più, caro fratello mio. No, perché a mia volta ho dovuto fare questo lavoro. Davanti allo sguardo Pietro non ha più parole. Davanti allo sguardo di Gesù che lo guarda dentro non ci sono più parole. Non c'è nemmeno la propria bravura. Ma questa è l'ora della salvezza. Quindi anche noi guai se non sperimentiamo di essere salvati. Come ho detto prima, la chiamata è nel peccato. Quindi chi non ammette la propria fragilità non può essere salvato. Guardate la figura di Davide. Davide era un eroe, aveva ucciso Golia, ricordate Davide, aveva ucciso non so quanti filistei, ne ammazzava a tutto spiano, da solo. Come ha potuto un servo di Dio così fedele tradirlo in un modo così banale, col peccato di Betsabea? Davide poteva avere tutte le donne che voleva, era un re, sì, un eroe, ecco, l'eroe, come si sa, ma perché deve andare a prendere la moglie di un altro, con tutte quelle libere che c'erano? E oltretutto fa ammazzare il marito di questa donna, perché c'era una parte di Davide gestita da Davide. Sì, in tutto il resto era l'eroe di Dio, era il coraggioso che va contro Golia senza spada, ma c'è una parte di Davide gestita da Davide, quella deve cadere, quella deve crollare. Ma che dolore quando cade quella parte, che dolore. Questo di Pietro è il peccato più difficile da confessare, questo dell'io, della propria idea. Perché i peccati come quelli di Betsabea, oppure quelli pubblici che possono essere ubriacone, rubare, eccetera, hanno già una condanna sociale, mentre invece il fatto che quello si sappia che quello è un peccatore pubblico già è in un certo senso una certa penitenza. Ma questo io che porto davanti a Dio e combatto perché Lui accetti la mia idea di Lui, far crollare questo è la cosa più difficile, perché ci sono attaccato alla mia opinione di Dio, ce l'ho forte, l'ho ricevuta, però lì io mi sostituisco a Dio e impongo, voglio imporre la mia idea, il mio io, allo stesso nostro Signore. Bene, questa è un po' la mia esperienza dell'Apostolo Pietro. E credo che sia assolutamente esemplare, abbiamo fatto bene a parlarne, perché è l'uomo
che va in crisi, cosa vuol dire va in crisi? Arriva nel punto massimo in cui la sua idea di Dio crolla davanti alla crocifissione. C'è un versetto drammatico e tutti abbandonatolo fuggirono. Ed è quello che non bisogna fare, cioè davanti alla croce, ecco la quale mi spalle, davanti alla, Gesù ci porta lì attraverso le prove e ha portato Pietro lì e lì Pietro è crollato. È entrato nel mondo della croce quando si è sentito questo sguardo di amore compassionevole, totale, assoluto, pieno, misericordioso, sul suo peccato. La grandezza di Pietro è stata quella di stare lì, non scappare via e non arrampicarsi. Cioè, rimasto lì, ha pianto, e forse ha pianto per tutta la vita Pietro, Da quel momento in poi ha pianto tutta la vita. Sapete, c'è un padre del deserto, Agatone, che girava con un bavaglino, come i bambini dell'asilo? Avete presente il bavaglino che si lega al collo? Sapete perché? Perché piangeva sempre. Allora, per non piangersi sul vestito, gli altri padri gli avevano fatto un bavaglino. Gli ha messo il bavaglino anche noi al padre gli ultimi mesi della sua esistenza, perché potesse continuamente asciugarsi le lacrime, perché questo Agatone aveva gli occhi di Dio puntati su di lui, ma non il Dio severo il Dio misericordioso. Su quali peccati? Su quelli di Agatone? No, perché Agatone, cosa vuole che facesse Agatone nel deserto? I peccati nostri, i peccati di tutto il mondo, i peccati degli uomini di Alessandria, ma lui li sentiva talmente suoi, quei peccati lì, e era sempre sotto lo sguardo misericordioso del Cristo, che piangeva sempre. Come puoi Gesù amarmi così mentre io vivo il tradimento? Come puoi amarmi così? E lui accettava lo sguardo misericordioso sui peccati del prossimo. Il santo piange in continuazione. Questo coso del pianto è tornato fuori stamattina e torna fuori anche adesso. Il padre che appunto dice Gesù non è amato e piange, ma torna fuori anche adesso. Io vorrei farvi piangere un po', come magari vi faccio ridere leggendo questi qui di Barbara Johnson, e questo è vero perché bisogna vedere il lato umoristico della prova per sminuirla, ma se sulla nostra prova, sul nostro io, ecco perché parliamo di Pietro, anche noi abbiamo quest'idea, anziché arrivare al punto estremo di Pietro, di dire questo non ti accadrà mai, diciamo subito, sì Signore, questa è la via per la quale tu mi porti, voglio solo che mi dai la forza di accettare la mia piena croce, portarla con te e anche nella mia ribellione, perdonami, dammi questo sguardo misericordioso, te lo porti dentro di me. Ecco che nasce allora questo senso di grande pentimento, di questa grande unione al Signore nella sua misericordia infinita. Allora conosciamo Dio, dicevo prima, e conosciamo noi in un momento solo, io come abisso di miseria e lui come abisso di misericordia. Questo è il nostro Dio, mica altri, questa è la croce. La croce che cos'è? È la misericordia effusa nel mio cuore, che sia peccatore o meno, tanto lo sono. La croce è questo. Se ci chiudiamo di fronte a questo mistero, Dio è sconosciuto per noi, ricadiamo nei nostri pensieri balordi e vani, e anche se sono etichettati come santi, no, assolutamente, questo è il nostro Dio e non altri. Dio è misericordia infinita, questa è la rivelazione del Cristo, della Sacra Scrittura. Il suo giudizio è proprio un giudizio di misericordia infinita sui nostri peccati, ma bisogna che io li accolga, che non mi indurisca come Pietro. La pietra si è sciolta, contrizione vuol dire cuore contrito, spezzettato, spezzato. Devo essere sempre con questo cuore spezzettato, contrito davanti al Signore. Bene, lasciamo adesso l'Apostolo Pietro, chiudiamo questi baldi registratori. Allora, adesso andiamo, cappella, prendete l'ufficio delle letture, vi serve uno che venga su nella cappellina a prendere lo stensorio. Poi bisogna che uno vada a dire alle impieganti.